Allora, il progetto è un progetto tradizionale di valutazione delle competenze. Nasce dall'esigenza di dare una sostenibilità, una continuità al procedere di un'azienda di successo. Come si capitalizzano i comportamenti? Bisogna intanto misurarli, mapparli e poi naturalmente renderli ripetibili. E per misurarli bisogna capire quali sono i valori che orientano, come si declinano in competenze. Quindi il primo lavoro è stato ricercare all'interno dell'azienda, della sua storia, noi festeggiamo 90 anni, quali sono i comportamenti che hanno garantito un certo tipo di risultati. Siamo partiti dalla strategia. Cosa dice il business plan? Dove andiamo nei prossimi anni? Sulla base di quello sono state date delle ulteriori indicazioni di quali sono le competenze forti che abbiamo e che vogliamo replicare. Queste competenze, perché fossero credibili e chiare, sono state divise in comportamenti. Ogni competenza declina 7 comportamenti positivi e 3 negativi. Il processo di valutazione ha coinvolto, diciamo così, le figure chiave all'interno del gruppo Recordati, il che significa che partendo dall'apice della proprietà famiglia Recordati ai primi riporti, quindi top management aziendale, si è spinto fino all'interno di ciascuna filiale la prima linea di riporti dei general manager. Per intenderci, stiamo parlando di grossolanamente poco più di 200 persone, circa 220 persone a livello di gruppo. Gruppo che ha prevalentemente filiali europee, ma anche il coinvolgimento di una filiale negli Stati Uniti e una in Tunisia, e quindi con mentalità anche molto diverse da quella tipicamente europea. La fase di valutazione è iniziata a dicembre del 2015 attraverso una valutazione fatta da ciascun capo nei propri collaboratori. La seconda fase è stata quella di review, in cui il capo del capo a livello gerarchico del valutatore o il capo funzionale del valutato, inteso come ad esempio il direttore finanziario di gruppo per le figure finance delle filiali, il direttore di risorse umane di gruppo per le figure HR delle filiali, faceva una review della valutazione in modo tale da garantire un certo tipo di equilibrio nelle valutazioni espresse. La fase successiva è stata quella definita di calibrazione, in cui un team composto da Chief Operating Officer, direttore generale e direttore di risorse umane di gruppo ha elaborato, diciamo così, prima dal punto di vista statistico e poi dal punto di vista contenutistico, le valutazioni emesse in modo tale da garantire un certo tipo di equità all'interno del gruppo ed evitare o valutazioni troppo generose o valutazioni, diciamo così, non in linea con quella che era l'attività. Il processo prevede che le valutazioni dei comportamenti al di sotto di una certa soglia vengano riportate in automatico, collegate a una serie di suggerimenti di sviluppo che per noi rientrano in un competency model del gruppo Recordati, che permettono al manager di ritrovarsi all'atere della valutazione della sua persona anche tutta una serie di ipotesi per colmare i gap di tipo comportamentale, quindi training piuttosto che job rotation, piuttosto che progetti ad hoc, finalizzati a trasformare questa valutazione poi in un progetto di implementazione e di sviluppo delle competenze stesse. Verrà fatta una survey, in ogni caso quel po' che abbiamo raccolto di commenti sono molto buoni, sia per la fase di valutazione delle competenze che per il processo di comunicazione delle stesse. È stato lanciato un corso online che permette anche di capire come si dà un feedback e anche come lo si riceve, nell'idea che anche questo faccia parte della cultura delle competenze.